arrivata dal mare e qua ha girato verso terra, è passata di qua, è andata a finire verso i Barretti, difatti ha tolto a divelto un po' di Dior e poi è arrivata in Piazza Colombo, così per sentito dire dagli altri. Poi dalle foto si vede benissimo. Ci siamo scambiati subito le foto per cellulare per vedere le condizioni delle barche. Questa è l'Equi di Sanremo? Sì, sono qua di Sanremo, sono un socio di un'associazione sportiva che abbiamo la barca, il pontile, il timone. Qua siamo invece a Luvasso, un'altra associazione sportiva. Ha divelto diversi corpi morti, ha spostato Cosa tante. intende per corpi morti? Corpo morto è dove vengono attraccate le barche, quindi molto, gli ormeggi delle barche, quelli che sono a mare, quelli che sono in mare. Quindi ha preso le barche, le ha spostate, quindi si sono strappate diverse cime, diverse catene. Si sono già verificate fenomeni del genere qua a Sanremo? Ma così in mare sì, diciamo che Ma in mare. che arrivasse proprio società, no? No, qua sulla città sì, forse tanti anni fa lì dal mercato della frutta e verdura, una tromba d'aria che aveva tolto, ma parliamo di almeno 20 anni fa. Noi l'abbiamo vista arrivare dal mare e faceva paura, cioè, sembrava una cosa non italiana, sembrava di vedere i film gli americani, ha fatto veramente paura, fatto. Però diciamo che è andato tutto bene, grazie al cielo era ancora chiusa la pista e quindi non ci sono stati feriti, niente di che. Però cioè, lo spavento è stato grosso, soprattutto perché comunque nessuno ha avvisato nessuno. Una cosa improvvisa, via. È stata una cosa improvvisa, sì, c'era un'allerta gialla, neve però, invece è andata diversamente, però l'importante è che non si è fatto male a nessuno e cerchiamo di recuperare, dai. Guarda, minchia, il comune là. Guarda. E tu me la come è arrivata qua? Eh sì, quella Ah, si vede con questa? Sì. Voi eravate qua? Siamo arrivati no, poco dopo con la telecamera, ma queste sono tutte cose che ci hanno mandato. Sì.